Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi mi trovo al Gran Sasso, ormai l'autunno è inoltrato, vedete il colore, insomma il prato non è più quel verde brillante, è un po' marroncino, però questo è lo svolgersi delle stagioni. Per un po' di tempo ci siamo visti nei boschi, oggi ho deciso di tornare qui tra le praterie, d'altura. Qua siamo intorno a 1600 metri e per oggi ho in mente una fotografia proprio sotto il Corno Grande, lì, proprio nel centro di Campo Imperatore. Non so se riuscirò a realizzarla, penso di sì. Le condizioni di luce oggi sono abbastanza buone, la luce è un po' soffusa, tipicamente autunnale. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle, mettete qui un like all'inizio del video, rimanete con me perché quella di oggi sarà un'avventura veramente a sorpresa. Oggi la temperatura qui a Campo Imperatore, al di là di ogni sospetto che avevo questa mattina, oggi pomeriggio la temperatura è veramente mite, si sta bene. Evidentemente è una di quelle giornate con l'inversione termica, cioè giù a valle, in pianura, era molto coperto e il clima era umido e piuttosto freddo. Qui invece, non lo so, siamo intorno a 12-13 gradi. Si sta veramente bene. È complice un po' il sole che da quella parte mi sta scaldando. Ho deciso di tornare qui nella piana di Campo Imperatore. Vorrei andare a esplorare quel fiume di roccia, quel fiume di ghiaia da quella parte, una specie di fiume detritico che scende dalla cresta del Monte Brancastello, da Vado di Corno. Vorrei cercare di trovare una composizione interessante con la montagna sullo sfondo. Certo, il cielo oggi non è proprio bellissimo, però fra qualche minuto così più avanti potrebbe cambiare la condizione delle nuvole. Potrebbe essere un po' bianco, però potrebbe anche uscire fuori un po' di azzurro che vedete proprio lì sul cielo. Per fare questo dovrò semplicemente addentrarmi dentro la piana di Campo Imperatore e cercare la mia composizione. Arrivati proprio qui al centro di questo fiume detritico e la situazione non è come me l'aspettavo.
insomma è un po' difficile, bisogna, innanzitutto è molto caldo, quindi andrò proprio a togliermi la giacca a vento perché è inutile. Poi devo dire che la condizione qui è abbastanza difficile, bisogna trovare una composizione che includa un po' questo fiume, questa linea bianca verso la montagna e magari sfruttare un po' queste erosioni dell'acqua che scendono dalla montagna evidentemente nei giorni di forte pioggia. Vedete, ci sono dei calanchi là, questa ghiaia è il risultato dell'erosione di quella montagna lì. Quella è la cresta del monte Brancastello, che insomma ha questa caratteristica di essere formata sui fianchi, sul fianco ovest, da calanchi ghiaiosi, insomma quando piove si sgretola e forma questo fiume detritico. Sarà abbastanza complicato, magari una sfida a trovare una composizione prima che il sole scenda da quella parte e vada ad ombrare la montagna. Vediamo che cosa si può fare. Questa è la location che ho scelto per la mia fotografia. Il cielo sta diventando in questo momento piuttosto interessante. Ci sono degli sbuffi di nuvole che si stanno prendendo molto contrasto perché il cielo sta scurendosi un pochino per via del pomeriggio. La composizione è quella che avevo in mente questa mattina quando già viaggiavo in macchina e vorrei includere un po' di cielo e un po' di queste linee. E quindi il primo piano di questa mia fotografia sarà senz'altro questo fiume detritico. Lo sfondo, invece, il soggetto forse della foto, invece è il Corno Grande e il Monte Aquila. Vediamo come si può comporre al meglio. In questo momento il cielo è piuttosto interessante, quindi vorrei dare un po' più di risalto al cielo. Ed è chiaro che nella fotografia di paesaggio non esiste la formula magica, per cui bisogna semplicemente concentrarsi sulla composizione, trovare l'esposizione giusta e poi realizzare qualche prova. Adesso andrò con un diaframma di F10, un 2 centesimo di secondo, timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori. Se gli scatti di oggi pomeriggio sono stati interessanti, sicuramente li avrete visti già passare lungo il video. Ma prima di andare via, di lasciare questa location, questo spot fotografico di altissimo livello, vorrei parlarvi di due cose. In questi giorni sto organizzando dei workshop fotografici. Non sono dei corsi di fotografia, ma sono dei momenti, degli incontri in cui si condivide insieme. Io cerco di condividere la mia visione fotografica, il mio approccio alla fotografia di montagna. Vi spiegherò come guardare le montagne, come cercare la composizione dove magari a un primo sguardo non si ritrova niente di interessante. Vi spiegherò come io guardo la montagna, ovvero come un insieme di linee e di forme, di convergenze e di punti di interesse. Un'altra cosa di cui vorrei parlarvi è appunto che tutte queste fotografie che voi vedete passare durante i video, durante queste mie esperienze, queste mie avventure fotografiche, sono disponibili per la stampa, quindi basterà solo contattarmi e insieme riusciremo a capire qual è il formato più adatto per voi e qual è insomma la fotografia che volete magari appendere nel vostro soggiorno, magari nella vostra camera da letto. Ricordate però che siamo vicini a Natale, per cui le spedizioni saranno un po' critiche, bisognerà affrettarsi. Adesso io voglio cambiare location perché qui, anche se ogni tanto mi giro, in questo momento si è formata un'interessantissima nube lì sul Corno Grande. Penso che prima di andare via scatterò una fotografia a questo bellissimo soggetto.
nella fotografia di paesaggio una dote molto importante è quella di saper scegliere il momento adatto per chiudere l'attrezzatura e tornare verso casa. In questo momento la montagna ci sta offrendo un grandissimo spettacolo perché ci sono delle nuvole che si adagiano un po' tra le rocce del Monte Prena, in Fornace, delle torri di Casanova, però purtroppo la luce è insufficiente a garantirci una corretta esposizione su tutto il fotogramma, su tutta la scena, per cui questo è il momento di chiudere l'attrezzatura, anche se ho voluto realizzare alcuni scatti, magari se sono interessanti, sono soddisfacenti, li trasmetterò qui durante il video. Io vi ringrazio per essere stati con me fino a questo punto, anche quando sono tornato giù nella piana di Campo Imperatore a cercare il tappo della mia macchina fotografica, che in realtà era con me dentro la tasca. E vi ringrazio anche per tutti i commenti che mi lasciate sotto ad ogni video, per me sono molto importanti e vi chiedo di lasciarmi ancora le vostre considerazioni, se posso migliorare qualcosa e oppure se volete magari vedere qualche posto che non ho ancora fotografato. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche ed escursionistiche. Date uno sguardo anche al mio sito internet per vedere quali sono i prossimi workshop e quali sono le foto disponibili per la stampa. Qui da Campo Imperatore per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!